Boni, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Signora Ministro, la situazione della giustizia in Italia è drammatica. Non lo è da oggi e non lo è certamente per sua responsabilità. Ma l'inefficienza e i ritardi della giustizia, come tutti sappiamo, anche lei ne ha fatto un breve cenno, costano. Costano in termini economici. Si pensi solo che se la durata della giustizia italiana fosse paragonabile alla media europea, si calcola che questo produrrebbe 130.000 posti di lavoro in più. E sappiamo quanto sarebbe importante per l'Italia avere occasioni di lavoro in più, ma soprattutto rappresenterebbe un volano importante per gli investimenti dall'estero, perché sappiamo che purtroppo il tema della giustizia è uno dei principali ostacoli agli investimenti dall'estero in Italia, e anche lei ne ha fatto cenno. Eppure la situazione drammatica oggi lo è come lo era un anno fa, signora Ministro. Certamente ci sono stati momenti difficili dovuti all'emergenza del Covid, ma la situazione è ancora quella. Più di 1,5 milioni di processi penali pendenti, più di 3,1 milioni processi civili pendenti. Abbiamo addirittura per ingiusta detenzione una spesa che supera 27 milioni di euro all'anno. 1.000 persone ogni anno finiscono in carcere innocenti in custodia cautelare. Abbiamo un terzo di detenuti in attesa di giudizio. Ci lamentiamo giustamente del sovraffollamento nelle carceri, ma un detenuto su tre non è un condannato oggi in carcere. Sono temi, signora Ministro, che lei deve affrontare con maggiore decisione. Capisco che la sua è una maggioranza talmente ampia da contenere tutto e il contrario di tutto, e questo purtroppo comporta spesso e volentieri dei compromessi al ribasso, perché le riforme di cui lei ha parlato nella sua relazione sono riforme al ribasso, signora Ministro. Lei è una giurista e non può non rendersene conto che per tenere insieme tutto e il contrario di tutto, poi alla fine si arriva a prendere soluzioni assolutamente inadeguate. Perché lei ha fatto riferimento, io non mi voglio sottrarre, quando parla della riforma della prescrizione. Voi, per accontentare questo e quello, avete messo insieme un ibrido che c'è solo in Italia. Avete messo insieme un istituto sostanziale come la prescrizione, fino alla sentenza di primo grado, e poi, per non scontentare i 5 Stelle, vi siete inventati la prescrizione processuale. Ma questo, signor Ministro, avrà l'effetto contrario a quello che lei auspica. Perché è chiaro che un giudice di primo grado che sa di avere, faccio l'esempio, 7 anni e mezzo per una truffa di tempo per emettere una sentenza, non si pone il problema di consentire poi al giudice di secondo, di terzo grado di concludere il processo nei tempi della prescrizione, perché in appello la prescrizione non c'è più. Ci sarà semplicemente l'improcedibilità. E quindi da un lato allungherete i tempi del primo grado di giudizio e dall'altro incentiverete l'appello, perché tutti appelleranno nella speranza di beneficiare poi della prescrizione processuale, cioè della improcedibilità. Ecco un esempio per cui il compromesso, per una sorta di eterogeneo dei fini, produce il risultato opposto a quello che voi a parole dite di voler perseguire. E lo stesso vale anche nel processo civile. Perché vede, signora Ministro, lei che è una giurista, sa bene che mettere preclusioni
troppo anticipatamente, che mettere barriere insormontabili non solo viola il principio di contraddittorio, perché questo impedisce di sviscerare appieno le questioni fra le parti, ma lei sa anche che quando si finisce davanti a un giudice, quando due parti finiscono davanti a un giudice, non hanno solo quella questione, sono sempre più complicate le questioni. E allora, come ha rilevato anche la Cassazione a sezioni unite, preclusioni troppo anticipate impediscono di portare in quel processo tutte le questioni che hanno quelle parti. E questo cosa comporta? Che voi guadagnate 3 o 4 mesi o 5 mesi in quel processo, ma costringerete spesso quelle stesse parti a un secondo, a un terzo o a un quarto processo per risolvere tutte le vicende che hanno in essere tra di loro. E allora vede come a volte, purtroppo, non avere una maggioranza coesa e che va tutta in una stessa direzione porta a risultati paradossali come questo. Certo, nelle riforme che abbiamo fatto ci sono anche lati positivi e ci mancherebbe. Il Tribunale della Famiglia, se ne è parlato da più parti, noi lo abbiamo sostenuto. Anzi, c'era una nostra proposta di legge in questo senso alla quale avete attinto ampiamente, ma ne siamo contenti e soddisfatti. E per quanto riguarda il penale, certo, la presunzione di innocenza, e viva Dio, finalmente dei criteri per il rinvio a giudizio che facciano riferimento non alla giustificazione del processo, ma alla ragionevole previsione di condanna, e meno male. E poi, però, purtroppo, la situazione della nostra giustizia in Italia ha comportato e comporta un crollo di fiducia degli italiani nei confronti dell'amministrazione della giustizia, perché non c'è solo un tema economico di cui ho già brevemente parlato, ma c'è anche un tema di sentimento di giustizia che oggi viene regolarmente calpestato. Viene regolarmente calpestato, sono stati fatti esempi in quest'Aula drammatici, indegni di un paese civile come il nostro. Persone che dopo 10 anni e dopo una assoluzione in primo grado si vedono condannate sulla base delle stesse identiche prove per le quali erano stati assolti e che non vedono altra via di uscita per salvare il loro onore del suicidio. Questa è oggi la giustizia, anche questo purtroppo è oggi la giustizia in Italia. E lei giustamente in un passaggio dice: dobbiamo ricostruire la fiducia degli italiani nella giustizia. E allora, se lo volete fare, fatelo. Riformate come si deve il CSM, questo sistema elettorale delle preferenze multiple a peso decrescente. Sarà il trionfo delle correnti, non l'eliminazione delle correnti. Ci vuole il sorteggio a mali estremi, estremi rimedi, se si vuole eradicare completamente la degenerazione correntizia che è emersa dagli scandali di cui tutti purtroppo parlano. E allora si deve intervenire a monte, a valle, troviamo il sistema, ma ci vuole il sorteggio. E basta con le porte girevoli tra magistratura e politica, e prendiamolo finalmente il coraggio di arrivare alla separazione delle carriere. E ancora, signora Ministro, c'è un privilegio medievale, indegno di uno Stato di diritto, per cui i giudici godono di assoluta immunità. Mi riferisco alla responsabilità civile dei magistrati, responsabilità, dovremmo dire irresponsabilità, perché anche nel caso estremo in cui un magistrato arrivi a rispondere dei danni che ha provocato con dolo o colpa grave, beh, tutti gli italiani rispondono con il loro patrimonio dai danni che provocano. No, i magistrati rispondono solo nel limite di 6 mensilità del loro stipendio. Ma non è una vergogna questo, signor Ministro? Ma come possono pensare
gli italiani di essere tutelati se chi li giudica è immune, gode di un privilegio medievale. E allora ci sarebbero ovviamente tante altre cose di cui parlare. La magistratura onoraria, calpestata e umiliata, con un emendamento, non tutte le forze politiche lo hanno condiviso, signor Ministro. Noi non lo abbiamo condiviso. Deve rimanere a verbale il ricatto per cui un magistrato onorario che presenta domanda di stabilizzazione, vergognosa, perché li parificate al personale amministrativo, ma nel momento in cui presenta la domanda deve rinunciare a tutte le pretese relative ai diritti che sono stati calpestati per 10, 20, 30 anni del suo esercizio della professione. Se lo facesse un imprenditore privato con un suo lavoratore, il giorno dopo si troverebbe sotto processo per estorsione, e voi invece lo mettete in una legge. E ci sarebbe senatore fare delle carceri, dell'ergastolo ostativo e di tanti altri argomenti, ma siccome il tempo è scaduto mi permetto di rimandare ai 25 punti precisi della nostra risoluzione, che indicano quella che dovrebbe essere la strada, non di questa forza politica, ma di uno Stato serio, moderno, che capisce che la giustizia è fondamentale per l'economia, ma è fondamentale anche per la democrazia, perché senza sentimento di giustizia non c'è democrazia. Grazie.